Essere una calciatrice è un privilegio. Il tutto è iniziato quando avevo 5 anni, 5-6 anni. In realtà forse anche prima, quando ero all'asilo. Ho sempre giocato con i miei compagni a calcio, non vedevo l'ora di uscire in cortile per tirare calcio a pallone. Il primo ricordo limpido di me che gioco a calcio è in cortile con mia sorella. Credo che da lì poi sia stato tutto un susseguirsi di emozioni che mi hanno portata a chiedere il permesso ai miei genitori di iniziare a giocare. La persona che mi ha aiutata di più a intraprendere la mia carriera o comunque la mia passione per il calcio è stata mio nonno. Mio nonno mi ha sempre fatto giocare a calcio, non mi ha mai detto no, tu sei una ragazza, non devi giocare. Mi ha sempre accompagnata a tutte le partite, era il mio primo tifoso e anche quando è venuto a mancare ho sempre giocato per lui. Ho avuto la fortuna di avere i miei genitori che mi hanno sempre comunque appoggiata e spinta a continuare. Poi crescendo ho incontrato Christian, il mio ragazzo, e grazie a lui sono diventata poi quello che sono adesso. Un anno stavo partendo per la Tunisia, mi ricordo. Ero a Malpensa e avevo incontrato i giocatori dell'Inter in aeroporto e avevo incontrato Toldo. E Toldo aveva fatto la foto con me, nel senso che mia mamma, io non volevo mai assolutamente farla, ci mancherebbe anche. Mia mamma mi ha presa, mi ha costretta, mi ha messa là. E ho detto, Toldo, per favore fai una foto con mia figlia che anche lei fa il portiere. E lui si mise là e da quel momento, dopo quella foto, mi è scattato qualcosa dentro e ho detto io voglio diventare così. Quando penso al calcio penso alla sensazione che provo quando mi metto i guantoni, nel senso che per me è quasi un rito sacro. Prima di uscire dallo spogliatoio, dopo il riscaldamento, quando sono pronta mi metto sempre prima il guanto sinistro. Quando metto il guanto sinistro per me vuol dire che inizia la battaglia, nel senso che è quasi una sensazione di forza che mi dà. Il fatto comunque di mettere i guantoni, in quel momento sono pronta. Quando metto il guanto io scendo in campo e là inizia la partita, non c'è nient'altro. La maglia azzurra è un onore, qualcosa che viene dopo che tu raggiungi determinati risultati con il club. Nel momento in cui tu fai bene nel club, raggiungi la maglia azzurra, di conseguenza la vedo molto come un premio personale e quindi è un onore indossarla. Italia-Portogallo. La prima cosa che ricordo è limpidamente la sofferenza che provavo nello stare in tribuna a guardare le mie compagne dall'alto, senza stare in campo e provare le loro emozioni e aiutarle da dietro concretamente. Credo che il mondiale sia il punto d'arrivo di ogni giocatore, di ogni atleta. Credo che la cosa migliore sia arrivare a quel momento con il sorriso e la forza mentale di godersela, non con la stanchezza della stagione alle spalle, ma con la voglia di godersi ogni momento, ogni emozione fino alla fine. Perché le sensazioni che provi in quelle partite, in quelle competizioni, non si potranno provare in altri momenti della vita. Quindi
quindi sarà un momento da viversi al massimo.